Siamo con Rosa Coia, il personaggio che interpreti è quello della Popolana nella rappresentazione, nella pantomima del rito dell'uomo cervo, un personaggio molto importante perché offre all'uomo cervo del cibo, quindi prova insomma a arginare il male. Sì, è vero, mi avvicino ma con tanta delicatezza perché altrimenti sono talmente infuriati che mi possono far male, quindi porto il cesto con la polenta, un po' di grandurco, la verdura, due patate e incomincio a offrire questa cena, ma loro rifiutano. E poi faccio la proposta se vogliono mangiare un po' di polenta. Beh, la polenta sono più d'accordo, allora ci butto una ciotola di polenta avanti. Però loro la rifiutano uguale e me la tirano appresso. Sono davvero indisciplinati questi due cervi e quindi è provvidenziale poi alla fine l'intervento del cacciatore. Sì, certo, poi scappano di nuovo, Martino li riprende e poi c'è il cacciatore che spara, e si buttano per terra e poi come si dice, soffia nell'orecchio e così diciamo che incominciano a svegliarsi e poi se ne rivanno al suo luogo di origine in montagna. Quindi si liberano in un certo senso. Lei in questa rappresentazione è una vera veterana, ci diceva che sono anni che interpreta questo ruolo. Ho sempre fatto questo, prima c'era mia zia, adesso sono entrata io, ma adesso ho 30 anni che faccio questo. Sempre il ruolo della Popolana. Sempre il ruolo della Popolana e quindi mi piace stare insieme agli altri, mi piace collaborare e diciamo che ci divertiamo tutti. Quindi è un'emozione che porta nel cuore, è davvero una tradizione da rispettare. Sì, perché io l'ho vista quando ero piccolina, vecchio cervo di una volta che si faceva e quindi portiamo avanti questa tradizione. Armando D'Agostino, tu interpreti il ruolo fondamentale di questa manifestazione, interpreti l'uomo cervo che porta scompiglio a Castelnuovo. Il tuo è un ruolo molto importante ma anche impegnativo, devi scatenare il tuo impeto, la tua violenza. Impegnativo sì, hai detto bene, però noi lo facciamo per il bene del paese, ogni anno ci impegniamo sempre di più, facciamo ripetute prove e cerchiamo di mantenerci in forma almeno durante questo periodo dell'anno. Quindi non è la prima volta che lo interpreti? No, io ho iniziato a fare l'uomo cervo dal 2014 e penso che andrò avanti fino a quando ce la farò, poi si vedrà. Ecco, sulle spalle tanta pelliccia ma anche tanta esperienza, da 6 anni che lo fai. Allora tu arrivi in paese e distruggi tutto. Sì, arrivo in paese, il cervo arriva in paese e crea scompiglio, spaventa il popolo di Castelnuovo e la maschera simboleggia proprio la natura selvaggia e
diciamo che la parte più difficile da interpretare è proprio sembrare sempre di più un animale. Ecco perché in fondo sei buono anche tu, lo scopriamo a fine della rappresentazione. Certo, sì. Esatto, è così. Libera il calciatore, libera un po' la tua anima dal male. Sì, esatto, il calciatore diciamo che è una figura chiave di questo rito perché uccide i due animali, i due cervi, e gli ridona la vita purificandoli da ogni male. E quindi c'è la rinascita, quindi l'arrivo della primavera, perché il cervo simboleggia anche il passaggio tra le stagioni. Un passaggio violento tra le stagioni che però culmina con un lieto fine e anche col raccolto poi che arriva dalla primavera verso l'estate. E dietro tutta questa rappresentazione c'è molto lavoro anche nei costumi ricercati, la pelliccia, le corna del cervo. Sì, esatto, sono costumi che comunque richiedono una certa cura e reperirli non è semplice perché sono pelli di capra conciate e infatti non è molto semplice reperirle. Invece queste corna? Le corna sono di cervo e sono state fissate ad un casco, a un semplice armetto. E con te anche tutti questi campanelli che simboleggiano un po' l'arrivo violento e ruento. Esatto, i campanacci che stanno proprio a simboleggiare la natura selvaggia. No? Silvia Martino, interpreti un altro ruolo importantissimo in questa pantomima, che è quella della cerva, che insomma porta scompiglio in paese. Sì, esatto. La cerva è la compagna del cervo, che inizialmente creano scompiglio all'interno del paese. Dopo un susseguirsi di figuranti arriva il cacciatore, che in realtà è uno sciamano, che li uccide e li ridona la vita soffiandoli nell'orecchio, purificandoli. E questo appunto significa il susseguirsi delle stagioni, come appunto l'inverno, che da noi è molto freddo e rigido, alla primavera, ed è lo scontro anche tra il bene e il male. Ed è difficile questo scontro anche per voi, perché dovete tirare fuori una natura un po' impetuosa, quindi immagino anche interpretare questo ruolo, le difficoltà, c'è molto lavoro anche proprio nell'interpretazione. Sì, è molto faticoso, però durante l'anno facciamo diverse prove e quindi riusciamo poi a calarci bene nella parte. Qual è la scena più violenta e più difficile da interpretare? Lo scontro con il Martino, sì. Che cosa prevede? Una lotta tra noi cervi e il Martino, quindi è molto più faticosa e molto più impegnativa.